Il titolo del messaggio di questa sera è Gesù, capo della Chiesa e Signore di tutti. Il tema che tratteremo questa sera è il fatto che Gesù è il capo della Chiesa e il Signore di ognuno di noi. Sapete, quando noi accettiamo Gesù e subito entriamo in un piccolo sunto su questi ultimi culti che ci hanno portato oggi a questi due altri due punti importanti sulla figura di Gesù. Gesù è qualcosa di straordinario e che nella nostra vita, quando noi gli permettiamo di agire, lui può fare ogni cosa. Quando noi abbiamo accettato Gesù, stavo dicendo, noi abbiamo accettato Gesù come nostro personale Signore e Salvatore. Amen. E io penso che nella mente del cristiano è molto più bello, è molto più piacevole, è molto più appagante pensare che Gesù è il nostro Salvatore. Amen. Perché ci viene presentato che senza Gesù siamo perduti e quindi lui ci salva. Amen. E questa è una componente. Ma un'altra componente del momento in cui entriamo in questa relazione con Gesù, in questa relazione con lo Spirito Santo, in questa relazione con Dio, è che lui diventa il nostro Signore. Dì alla persona accanto a te, Gesù è il mio Signore. Questa frase, Gesù è il mio Signore, molto spesso io l'ho vista scritta nelle macchine. Ci sono gli adesivi che si mettono nelle macchine. Vi racconto una storia di un mio adesivo. Una volta, quando io ho comprato, quando ho iniziato a guidare, diciottenne, ancora non ero convertito, presi inizialmente, come tutte le famiglie fanno, la macchina della mamma, del papà, insomma, cominciamo a guidare le macchine dei nostri genitori. Mia madre, super convertita, per come voi l'avete sempre conosciuta, aveva una scritta nella macchina grande così: solo Gesù salva. Fantastica, ma così grande che non poteva non essere notata. Sappiate che io non ero convertito e io guidavo quella macchina con scritto solo Gesù salva. E una delle cose in cui Dio mi ha cambiato e mi sta continuando a cambiare è nel camminare piano con la macchina. E quando io guidavo quella macchina con solo Gesù salva, io guidavo, diciamo, un po' spericolato. E non posso dimenticare, subito andiamo al soggetto di oggi, una volta che fermo ad un semaforo dove ero arrivato con una quasi testa coda tirando il freno a mano, così, si è fermato uno accanto a me, ha abbassato il finestrino, mi ha guardato e mi ha detto: ma se a te solo Gesù ti può salvare. Ecco, a volte nella macchina possiamo tenere un adesivo, a volte nel nostro vestito possiamo tenere un adesivo con scritto Gesù è il mio Signore. Ma questa sera io ti voglio portare a realizzare che lo devi mettere stampato dentro il tuo cuore, che Gesù è il tuo Signore. Amen. E quando realizziamo che Gesù è il Signore della nostra vita, e parleremo della funzione di un Signore, che cosa fa un Signore nella vita di persone che gli stanno accanto, comprenderemo quanto è importante essere ubbidienti al nostro Signore. E quando la scrittura parla del fatto che Gesù è il Signore di tutti, ti voglio dare un messaggio straordinario questa sera. Gesù è il Signore della tua vita, Gesù è il Signore degli angeli, Gesù è il Signore dei demoni e Gesù è il Signore del diavolo. Questo significa che sotto l'autorità di Gesù ci stanno anche i demoni e il diavolo. Alleluia. E quindi questo ci fa comprendere che quando noi preghiamo, quando noi dichiariamo la parola di Dio, quando tu dichiari qualcosa che Gesù dice, tutti si devono sottomettere, compresi i demoni e il diavolo. Di amen. Amen. E questa è una forte introduzione a quello che dobbiamo dire, perché con questa consapevolezza noi sappiamo che già abbiamo vinto. Perché noi siamo figli di Dio, perché noi siamo figli dell'Iddio Altissimo. E
Gesù nella sua storia, lui è venuto sulla terra, è stato battezzato nel Giordano, amministrato come Messia unto, è morto, è risorto ed è asceso e sta per tornare sulle nuvole per rapire la sua Chiesa. E ad un certo punto della sua storia, mentre che lui era sulla terra, lui ha discepoli preoccupati del fatto che se ne sarebbe andato. Lui ha detto: non vi preoccupate, perché io lascerò uno come me, lascerò un consolatore, lascerò qualcuno, perché loro, sapete cosa mi fa pensare? Che loro erano talmente abituati a stare con Gesù che il solo pensiero che lui sarebbe andato via li ha fatti entrare in depressione. Ha detto: ma come? Te ne vai, e ora come facciamo noi? Nel piccolo, io e i miei figli lo diciamo con mia moglie, quando dice: ragazzi, questa sera ho la riunione. Aspetta, come prepari a mangiare? Ma poi ci organizziamo, insomma, ci lascia qualcosa pronto. Però quando qualcuno viene a mancare, a volte non è facile. Amen. Non è semplice. E allora Gesù, sapete che cosa dice alla sua Chiesa? Dice: non vi preoccupate, perché io vi lascerò uno come me. Uno come me, che non solo starà con voi, perché Gesù era con loro, ma lascerò uno che sarà in voi, dentro di noi, lo Spirito Santo, brava, lascerà lo Spirito Santo che vivrà dentro di noi. E questa forte consapevolezza ci fa comprendere che oggi noi stiamo vivendo non più nel ministero di Gesù, ma stiamo vivendo nel ministero dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo oggi che sta muovendo nella terra che noi viviamo. Amen. E in questo tempo che precede il rapimento dei cieli, Gesù nella sua storia ha, ovviamente noi sappiamo che Gesù ritornerà, amen, sappiamo che lui verrà a rapire la sua Chiesa, e questa è la nostra speranza, cioè che noi non resteremo qui ancora per molto, perché i tempi stanno parlando tanto di cose che accadono, quindi per chi è che ha un poco di intelligenza spirituale comprende che siamo vicini agli ultimi tempi, che siamo vicini al rapimento della Chiesa, non sappiamo quanto perché non è dato di sapere, ma sappiamo che siamo negli ultimi tempi. Ora, quello che io ti voglio dire è che una cosa che io ho molto realizzato oggi: Gesù ha vissuto in tutto il suo ministero terreno nell'unzione, ha vissuto nell'unzione, amen. Quindi lui era ripieno dello Spirito Santo, e quello che lui faceva lo faceva ripieno dello Spirito Santo. Dopo la sua morte e resurrezione, Gesù che cosa ha fatto? Ha lasciato il ministero dell'unzione o ministero terreno ed è entrato nella gloria. Dì alla persona accanto a te: nella gloria. E sapete perché ti sto dicendo questo? Ti sto dicendo questo perché quindi è come se il suo ministero ha avuto un'evoluzione, ha avuto un cambiamento. Oggi noi sappiamo, lo abbiamo trattato nei culti precedenti, che lui è in cielo, sta intercedendo per noi, fa il nostro avvocato, lo rivedremo un po' in un riassunto. Ma quello a cui voglio portarti è: Gesù ha vissuto nella gloria e oggi è nell'unzione e oggi è nella gloria. Gesù è il nostro capo, ascolta, e noi siamo il suo corpo. E quindi abbiamo studiato nei culti precedenti che lui è il precursore. Ricordate la parola precursore? Precursore che cosa significa? È qualcuno che fa qualcosa prima di te. Secondo me. Che cosa significa? Che Gesù ha avuto questa transizione dal vivere sotto l'unzione a entrare nella gloria. È proprio perché lui è il capo e noi siamo il corpo, e lui è precursore di quello che noi un giorno faremo. Oggi noi stiamo vivendo nel ministero dell'unzione, ma noi entreremo nella gloria quando i nostri corpi saranno rigenerati. Amen. Quando verremo rapiti, quando noi saremo in cielo, noi gusteremo e vedremo la gloria come lo ha fatto Gesù. Amen. E questo è importante comprenderlo. E riflettendo un attimo su quello che è stato il ministero terreno di Gesù, ho definito il ministero nei giorni della sua carne,
Vediamo che lui ha predicato il Vangelo del Regno. E questo è stato il messaggio principale che lui ha fatto. Venga il tuo regno. È stato un messaggio di salvezza che lui ha portato a tutte le persone che erano attorno a lui. Ha rivelato il Padre. Lui, facendo conoscere se stesso, lui ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè Gesù ha manifestato il cuore del Padre, ha guarito malati ed infermi. Questa mattina l'Apostolo faceva un po' una riflessione sulla differenza tra malati ed infermi. Diceva questa mattina l'Apostolo che il malato è una persona che ha ancora le forze per poter andare da qualche parte e cercare la guarigione. L'infermo è una persona etimologicamente ferma, ossia lui non è capace di poter andare a cercare la guarigione, e quindi, come in un verso della Bibbia che dice: quando c'è un infermo, chiamate gli anziani della chiesa, vadano a casa propria e vadano a pregare per lui. E come anche l'episodio del paralitico, che glielo hanno entrato dal tetto, lui era un infermo. Ma con questo appunto che vogliamo fare, vogliamo affermare che Gesù non ha guarito soltanto i malati. Gesù ha guarito i malati e ha guarito gli infermi. E con questo vogliamo comprendere che la potenza di Gesù, l'autorità di Gesù, il potere guarifico di Gesù, la sua unzione guaritrice, grazie mia moglie, guaritrice, se non avessi a mia moglie, facciamo un applauso a mia moglie, perché c'è. L'unzione guaritrice di Gesù è per ognuno di noi, non c'è distinzione, lui è lo stesso ieri, oggi, è in eterno, lui continua a guarire per come lo faceva nel suo ministero terreno. Amen. Ha fatto segni, prodigi e miracoli, ha cacciato i demoni. Oggi il ministero di Gesù nel cacciare i demoni non è terminato, perché lo ha lasciato alla Chiesa. Ha detto: e questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio, cacceranno i demoni, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Non è terminato il lavoro che Gesù stava facendo mentre che lui era qua, perché lui ha passato il testimone a me e a te, di amen. Amen. Ha sfamato le folle e non ha avuto bisogno di andare a fare spesa. Lui ha avuto bisogno di qualche pane, di qualche pesce e tante persone pronte al servizio. Amen. Amen. Se tu vuoi servire Dio, non hai bisogno di particolari capacità, ma hai bisogno di voglia di volere servire Dio. Quando i discepoli furono organizzati nello sfamare quelle moltitudini di folle, Gesù ha dato loro le indicazioni, loro hanno ubbidito e loro hanno sfamato migliaia di persone con qualche pane e con qualche pesce. Amen. Ma Gesù si è trovato accanto persone pronte e disponibili a servire. È stato l'amico dei peccatori. Gesù è stato vicino alle persone peccatrici, ma perché il suo messaggio era un messaggio di salvezza, era un messaggio di speranza, era un messaggio che non era per i religiosi, no, ma era per le persone che sapevano di avere bisogno. Io credo una cosa, che quando un malato va in ospedale, che cosa gli dicono? Questo è il posto per te, amen. Quando una persona peccatore va in una chiesa, cosa gli dice il pastore? Questo è il posto per te, perché questo è il luogo dove tu puoi ricevere perdono, dove puoi ricevere liberazione, dove puoi essere restaurato, amen. Amen. Ha confrontato e ripreso i religiosi. Wow! Gesù non era amante della religione. Sapete, la religione, c'è un detto che dice che la religione uccide, ma Gesù è spirito e vita. Ma Gesù dà vita a chiunque lo incontra. Gesù dà vita a chiunque crede in lui. Amen. È andato in croce trattando con gli effetti della caduta. Lui ha attirato su di sé
tutti gli effetti della caduta, tutte quelle che erano le conseguenze della caduta di Adamo, lui per riscattare, oh questa parola, riscattare ognuno di noi, per pagare un riscatto al posto nostro, lui si è caricato di tutti i peccati dell'umanità, lui li ha messi su di sé, sapendo, perché nel Getsemane lui ha detto: oh Signore, se tu puoi allontana da me questo calice. Lui lo sapeva il peso che gli sarebbe capitato di sopra, lui era pienamente consapevole, perché Dio gli aveva fatto vedere tutto quello che lui avrebbe passato. Ma lui, sprezzando ogni paura, ogni pericolo, ogni dolore, lui ha detto: sì, io lo farò. E ha risolto il problema del peccato, ha prodotto una nuova creazione nella vita di ognuno che crede. Lui ha risolto il peccato producendo una nuova vita in tutti coloro che credono in Lui, ed è diventato il Signore del mondo, avendo ricevuto un'autorità nei cieli e sulla terra. Quando Lui è resuscitato dai morti, Lui ha ricevuto un'autorità, il nome al di sopra di ogni altro nome. E quando noi crediamo questo e realizziamo che Lui è il Signore sopra ogni cosa, e vedremo, c'è autorità potente nel Suo nome. Dopo la resurrezione Lui ha ricevuto autorità nei cieli. E dodicesimo punto, ha inviato gli apostoli, ha inviato. E oggi, sapete, quando io penso a questo, penso al fatto che Gesù, poi, dopo che è stato 3 anni con i suoi discepoli, li ha presi e gli ha detto: adesso vai. Li ha messi a due, li ha fatti camminare, gli ha detto: andate. E questo mi fa pensare molto ad ognuno di noi. Sapete, mi fa pensare molto a tutte le chiese che sono nate in tutto il territorio nazionale. Questo mi fa pensare ad un processo di inviare i suoi figli. Anche l'apostolo, come Gesù ha fatto, ha inviato tanti di noi in missione. A me mi ha inviato qua a Partinico, e in tanti altri posti figli spirituali dell'apostolo Lirio stanno predicando il Vangelo, portando frutto. E ognuno di noi che siamo all'interno di queste chiese siamo stati comandati e inviati verso un processo straordinario di, e ne parleremo durante questo culto, di portare le persone a Cristo. Amen. Un ministero di riconciliazione. Che cosa sta facendo Gesù oggi? Qual è il suo ministero durante l'epoca della Chiesa? Ossia, nel periodo da Pentecoste fino al rapimento, Gesù che cosa sta facendo? Questo viene chiamato il periodo della Chiesa. Da quando a Pentecoste la Chiesa è stata unta di Spirito Santo, fino al momento in cui non saremo più su questa terra perché verremo rapiti, mentre che è il nostro tempo, cosa sta facendo Gesù? Lo abbiamo detto, lo abbiamo studiato, lui è il nostro sommo sacerdote, il nostro mediatore, il nostro intercessore, il nostro avvocato, garante, precursore. Non vi farò di ognuno un altro culto, perché ci sono i culti passati, se non li avete ascoltati ve li andate a cercare su YouTube. Ma lui che cosa sta facendo oggi per noi? È il capo della Chiesa e il Signore di tutti. E sapete, una delle cose che nel corso della mia esperienza ho notato è che la maggior parte delle persone pensano che il fulcro di una vita spirituale è essere salvati e essere pronti al suo ritorno. Se io dovessi fare una domanda, ma non la farò, non preoccupatevi, ad qualcuno di voi: ma per te il fulcro del Vangelo che cos'è? Perché hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Perché tu oggi sei seduto su questa sedia? Perché speri che quello che ascolterai ti porterà a vivere una vita consacrata, e un giorno, quando Gesù ritornerà, sarai salvato? Anche parte del lavoro è questo: riuscire a resistere.
Ma sappi che la cosa più importante a cui Dio ci ha chiamati, e lo vedremo durante questo culto, è il ministero della riconciliazione. Dio ci ha chiamati a portare il messaggio della salvezza. Sai che se pensi soltanto ad essere salvo, wow, magari io e la mia famiglia bene, stai facendo meno del meno. Di solito con la scuola si parla con i voti, meno di 6, la sufficienza, quello giusto, giusto giusto per essere salvato, giusto. I ragazzi a scuola dicono giusto giusto per essere abbocciato. Invece no, Dio vuole, una delle cose che io stimo profondamente in mia moglie, che continuamente lei stimola i miei figli, hai preso 7, come 7? Devi prendere 8, devi prendere 9. Li stimola sempre per avere voti eccellenti a scuola. E Dio con noi vuole questo. Non ci dobbiamo accontentare del minimo sindacale, amen? Perché sì, è vero che saremo salvati, ma Dio ci chiederà conto di tutte quelle persone che erano pronte ad essere salvate e che si trovavano nella nostra strada, nel nostro percorso, nel nostro vicinato, nel nostro lavoro. Dio ci chiederà conto. Amen? E il suo ministero attuale, quindi Gesù, è fondamentale comprendere oggi Gesù che cosa sta facendo. Lui è seduto alla destra del Padre e sta, abbiamo visto nei culti precedenti, lui fa il sommo sacerdote, è un mediatore, un intercessore, un avvocato, un garante del nuovo patto. Garante del nuovo patto, lui è colui il quale garantisce per noi davanti il Padre. È quello che nel momento in cui noi andiamo davanti a Dio per una determinata situazione, Gesù dice: garantisco io per lei, garantisco perché io ho versato il mio sangue per lei. Lui è il precursore, è quello che ha fatto qualcosa già prima di noi e anche noi lo faremo. Gesù è salito in cielo su una nuvola. E anche noi un giorno, quando lui ritornerà, saliremo in cielo. E oggi tratteremo che lui è il capo della Chiesa e il Signore di tutti. Chi è un capo? Il capo, io sono titolare di un'azienda, quindi io sono un capo. Un capo è colui il quale dà ordini. Quando io in azienda dico qualcosa ad uno dei miei dipendenti, i miei dipendenti fanno quello che io gli dico, perché io sono il titolare. E possono non essere d'accordo, però l'ultima parola è sempre la mia. E Gesù ha avuto un percorso nella sua vita. Certo, io all'inizio non ero un capo. Io all'inizio ero uno dei dipendenti di mio padre. Poi nel corso della storia sono andato avanti in azienda fino a oggi diventare titolare della mia azienda. E Gesù nella sua storia, lui è stato il nostro sostituto, perché oggi noi possiamo avere accesso al Padre attraverso Cristo. Amen. Attraverso il sangue che lui ha versato per noi. Lui è il mediatore e quindi ci dà l'opportunità di diventare figli di Dio accostandosi a lui. Ma lui svolge un ruolo straordinario come capo di tutta la Chiesa. Ascolta cosa dice Efesi 2 dal 12 al 16. Efesi 2 dal 12 al 16. Eravate in quel tempo senza Cristo. Qual è quel tempo? Il tempo è prima di conoscere Gesù, quando ancora non avevamo accettato Gesù. In quel tempo eravamo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, di alla persona accanto a te, ma ora. Straordinario, ma ora. Ma ora mi dà una speranza straordinaria.
ma ora mi fa pensare che le cose sono cambiate, ma ora mi fa pensare che non sono più in quella condizione, lontano da Dio e perduto, ma ora io sono in Cristo, amen. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. Fermiamoci un attimo. Cristo è la tua pace. Alleluia. Sapete, questo è un tempo in cui il diavolo vuole rubare la pace. Vuole mettere la paura, vuole mettere l'angoscia, vuole mettere la paura del domani. Ah, ma che cosa succederà? Ma dove andremo a finire? Mi è piaciuto molto quando questa mattina il pastore Luigi, quando presiedeva, lui ha detto: quanti conoscono la lettera Delta? Per ora tutti la conosciamo, la lettera Delta. Quanti conoscono la lettera Omicron? Sono lettere dell'alfabeto greco. Ma Gesù è l'alfa e l'omega. Gesù è l'inizio e la fine. Non c'è alcuna lettera che sia inferiore a Gesù. Amen. Gesù è superiore ad ogni lettera. Lui è l'inizio e la fine. Il diavolo vuole mettere paura in questo tempo, ma noi dobbiamo avere pace. Versetto 14. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ad ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Questa è l'opera che ha fatto Dio. Gesù, morto sulla croce, lui dice che dei due ne ha fatto uno. I due popoli lontani, uno il popolo di Dio, l'altro gli altri, ma attraverso la morte di Gesù. Ai tempi c'erano quelli che erano il popolo di Dio e tutto il resto della popolazione del mondo, eccetera eccetera. Quella era la legge. Ma Gesù, morendo sulla croce, dei due popoli ne fa uno soltanto, e a coloro che credono in lui, a coloro che realizzano l'amore di Gesù nel loro cuore, diventiamo figli di Dio. Che cosa ha prodotto la morte di Gesù? La morte di Gesù ha prodotto una nuova creazione. La morte di Gesù ha prodotto una nuova creatura in ognuno di noi, che lo abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Dice la scrittura che, e ora lo leggeremo, che le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Quello che era la nostra vecchia natura è passata, e una nuova natura è stata instillata dentro di noi. La natura di Dio è stata messa dentro ognuno di noi. Guardate che cosa dice 2 Corinzi 5, 17, 21. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Fermati un attimo. Ma pastore, io non so evangelizzare. Falso. Perché Dio ha posto in te la parola della riconciliazione. Lui l'ha messa dentro di te. Perché lo Spirito Santo vive dentro di te. E nel momento in cui tu dici: ma io non so che cosa dire, allora tu fai una preghiera e di: Spirito Santo, fai uscire da me
quelle parole che possono toccare il cuore di una persona. Amen. E vedremo, certe volte no, il messaggio non arriva al cuore delle persone perché i loro occhi sono velati, dice la scrittura. C'è qualcosa che vela i loro occhi e non gli permette di poter vedere. È come se tu gli metti davanti un foglio con una scritta, oh! E quello, ma perché un foglio c'è? Un non vedo, oh, c'è un foglio, foglio c'è! Dice, no, io non vedo foglio, vedo la mano. Perché i loro occhi sono velati, non riescono a vedere quello che tu presenti davanti a loro. E allora quello che noi dobbiamo fare è fondamentalmente pregare affinché queste scaglie che sono nei loro occhi, questo velo che è nei loro occhi possa cadere, affinché possano vedere. Quando tu prenderai quel foglio, ti hanno, ah, un foglio, ma com'è che non vedeva? Ma com'è che non l'avevo capito? E qualcosa di sovrannaturale sarà accaduto. Non parole umane, non parole umane. Gesù diceva, la mia predicazione non consistette in parole umane, ma sapienza di Dio, ma parole unte dallo Spirito Santo. E lì è quella che fa la differenza. A volte siamo bravi a parlare, però magari convinciamo nell'anima le persone e dopo un poco se ne vanno. Ma quando tu entri nel cuore di una persona, anche semplicemente dicendogli, sai, Dio ti ama. Amen. E questo è il vuoto che le persone hanno, che non conoscono, che oggi c'è un vuoto dentro, anche questo isolamento, questa quarantena, sta creando questi vuoti, queste solitudini. E sentirsi dire, sai, Dio ti ama. Amen. Questo ci cambia più di quanto veramente ci rincuora più di mille parole. Amen. Versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e non vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. L'obiettivo che Gesù ha con ognuno di noi è farci diventare giustizia di Dio in Cristo Gesù. Realizzare questo, perché già lo siamo, già lo sei, però magari la nostra mente ci condanna, la nostra mente ci dice, ah, ma che ci vai a fare a chiesa? Dicevo all'inizio che l'ospedale per chi è? È per i malati. Per i malati. Affinché il Signore possa guarire i nostri cuori. Quindi Gesù, capo della Chiesa, è Signore di tutti. E nella mentalità ebraica le parole capo e sposo sono sinonimi. Quindi nella stessa maniera possiamo dire che Gesù è il Signore di tutti. E se noi andiamo a leggere in Efesi 1:22, ci dice questo, che ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, lo ha dato per capo sopra ogni cosa, alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Quindi questa scrittura che cosa ci sta dicendo? Che lui è il capo di ogni cosa. E sapete, riflettendo su questo, che Gesù è il capo di ogni cosa, ricordiamoci il capo chi è? Il capo è chi è che comanda, chi è che dice le cose come si devono fare, il titolare di un'azienda, è il capo. E qua dice che Gesù è il capo di ogni cosa, mi fa pensare che probabilmente ci sono capi che si sono autoeletti senza l'autorità di Dio. E parlo di persone nel mondo della politica, parlo persone a 360 gradi sto parlando, che non sono delle autorità che Dio stesso ha stabilito, sono, è come se fossero illegittimi, perché Gesù è il capo di tutti. Amen.
È vero che, ascoltami, con questo non è che voglio dire che noi non dobbiamo essere ubbidienti, che le nostre autorità, sia naturali che spirituali, sono le autorità che Dio ha stabilito per noi. Però sopra tutte queste autorità c'è Dio. Sopra tutte queste autorità c'è Gesù, il Signore dei Signori, il Re dei Re, amen. E se Lui decide qualcosa, come ha profetizzato l'Apostolo all'inizio dell'anno, molte di queste autorità illegittime verranno destabilizzate e verranno rimosse e non ci saranno più. Ma non perché sarà Dio stesso che le rimuoverà, amen. Perché Lui è il capo di ogni cosa. In Colossesi 1, versetto 18, Egli è il nostro capo e la Chiesa è il suo corpo. Dice così in Efesi 1, 18, Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Quindi in questo verso proprio lui ci fa comprendere nuovamente che lui è il capo di tutte le cose. Ma qui mi piace pensare un'ulteriore espressione, che lui è il capo e noi siamo il suo corpo. E proprio perché noi siamo il suo corpo, lui ci ama di un amore straordinario, amen. E quindi, essendo amati da Dio, noi sappiamo che Lui si sta prendendo cura della sua Chiesa. E sapete, quando io penso alla parola Gesù è il Signore, quando noi accettiamo Gesù e diciamo Signore, Tu sei il nostro Signore e Salvatore, penso ad una cosa che a volte noi facciamo qualcosa ma veramente non lo realizziamo pienamente, perché questa mattina l'apostolo diceva una frase forte che io ripeterò per come lui l'ha detta: o Gesù è il Signore su tutto o non lo è. Certe volte noi gli diamo degli spazi su qualcosa di cui vogliamo che lui diventi il Signore. Ma quello che Dio vuole per le nostre vite è che Lui vuole diventare il Signore di ogni area della nostra vita. Di amen. Amen. E quando noi permetteremo questo, considerato che alla base Lui ci ama di un amore straordinario e che vuole il meglio per noi, quindi se noi facciamo quello che Dio ci dice di fare, sappiamo che il meglio è preparato per noi. Io porto sempre un esempio di una persona che aveva trovato un lavoro fantastico per 1700 euro al mese. Io, wow, pastore, ho trovato questo posto fantastico, meraviglioso, eccetera. E allora io, quando ho parlato con questa persona, io ho detto, guarda, ma tu ci hai pregato? Dice, no, ma chi c'è a pregare? Chi ci vuole? 1700 euro al mese, chi c'è a pregare? Una benedizione del Signore. Certo che è benedizione di Dio. Però io ho detto, guarda, fai una cosa, pregaci. Dopo venne da me e mi fa, pastore, sai, ci ho pregato e il Signore non mi ha fatto sentire pace. Sapete che cosa poi era successo? Che questo lavoro era un lavoro notturno che non gli avrebbe permesso più di venire in chiesa, di non andare alle riunioni e di non fare più niente per poter servire Dio. E a volte magari noi vediamo per bene tutto quello che ci arriva davanti, però magari mettiamo da parte Dio, mettiamo da parte le situazioni e sappiamo che se noi mettiamo da parte il Signore, quella benedizione che Dio ci ha mandato la leverà. Amen. In Atti 10, versetto 42, vediamo un po' quello che dia la persona accanto a te. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai. Perché, ai ai, perché quando una persona ci dice chi tu cam a fare, non ne piace. A fare questo, e chi cam, ma perché a fare chi tu cam dice tu? E qui vediamo un po'
che c'è una parola che dice ci ha comandato. Comandato significa quando una persona comanda, un capo comanda una cosa. Io chiamo uno dei miei dipendenti e gli dico: dalla prossima settimana tu non fai più il turno di mattina, ma quello di pomeriggio. E quello: ma come, io piccinetti, a fare, perché era a mangiare i vicoli, a cuocere? Mi dispiace, la prossima settimana cambi turno. E quello che deve fare? Deve obbedire, perché è un dipendente. Nella stessa maniera lui dice, Atti 10:42, or egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Sapete, quando penso ai testimoni non mi viene in mente i testimoni di Geova. No. Quando penso ai testimoni, penso ai testimonial. Chi sono i testimonial? I testimonial solitamente sono delle persone che vengono prese da un'azienda per rappresentare quell'azienda. Che ne so, Cristiano Ronaldo, facciamo i juventini che per ora sono un po' depressi. Cioè, chi vuol dire? Ti è venuta la tosse, abbiamo detto juventino, vero? Cristiano Ronaldo diventa, che ne so, il, che mia moglie sappiate che è juventina e io sono interista. E qualche giorno fa c'è stata una partita, diciamo che all'ultimo secondo, diciamo, abbiamo segnato noi, e quindi diciamo non era molto felice. Cristiano Ronaldo fa il testimonial, non lo so di che cosa lo fa, delle scarpe da calcio. Quindi vi immaginate Cristiano Ronaldo che cammina per strada chi Skype spunnate. O chi Skype di calcio una russa e una gialla. La gente che cosa dice? Ma chi testimonial sei? Giusto, ma come? Ma non me la fa testimonial la Panini? E cammini. Allora, quindi quando penso al testimonial o al testimone, penso che noi siamo chiamati ad essere testimoni di quello che Gesù ha fatto. E ognuno di noi, un po', non so quanti di voi hanno mai ricevuto un rappresentante della Folletto a casa. Ecco, molti, perché diciamo Folletto, diciamo, vanno a tempe, diciamo, ne è rimasto uno e ci vanno, dice buongiorno. Cosa fanno i rappresentanti della Folletto? Pure che tu hai pulito per 6 mesi, sei stato il più bravo con i migliori aspirapolveri del mondo, ti troveranno la polvere. Perché? Perché conoscono veramente il loro prodotto, sanno come fare e te la trovano, che andano a trovare poi. Quindi conoscono veramente bene il prodotto. Ma nella stessa maniera Dio vuole che noi conosciamo bene quello che Gesù ha fatto per noi. Che siamo dei buoni testimonial del Vangelo di Cristo su questa terra, amen. Che possiamo essere dei buoni testimoni. Tra le altre cose, la parola testimone, che cosa è nel campo giuridico? È una persona che quando parla, il giudice prende molto a valore quello che quella persona dice. Quindi quando la Bibbia dice tu devi essere un buon testimone, significa che quello che la tua vita parla, quello che la tua vita dice, quello che la tua vita rappresenta, deve rappresentare quello che la Bibbia dice. Così che tutte le persone che staranno accanto a te, così che tutte le persone che ti ascolteranno parlare, così che tutte le persone che ti incontreranno diranno: ma io voglio venire in questa chiesa, non ne vai tu. Sei con me? Ma se, dì la persona accanto a te, ma se tu parli bene e conosci tutti i versetti bene, però quando arrivi sotto casa posteggi la macchina nel posteggio handicappati dell'altra persona, o quando arrivi sbatti la porta e poi il portone si rompe sempre, o quando tu incontri un vicino di casa manco saluti. Sapete, il saluto è gratis. Pace, no, vabbè, pace non è recensione, sempre pace a tutti. Salve, buonasera, buongiorno. E tu saluta lui stesso. Se tu lo saluti, lui ti saluterà. Allora lì diventiamo veri testimoni. Amen. Io penso che certe volte sentirsi dire queste cose ci incoraggia ad essere dei buoni testimoni del Vangelo di Cristo.
Efesi 4 dal 9 al 10 dice: ora questo è salito. Cosa vuol dire se non che prima pure era sceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per che bello questo. Lui è risalito per riempire tutte le cose. A quanti è mai capitato di lasciare sulla padella che cosa? Un hamburger o qualche altra cosa qualsiasi e falla bruciare. A quanti è capitato, donne, mentre che fate multitasking 700 milioni di cose, capisco, date qualche cosa mi san capo, tipo soffritto o tipo magari la salsa. No, voglio vedere, mani alzate. Ecco, brava. Perché non è che solo a mia moglie, capito? E quando vi è capitata questa cosa, in tutta la casa, che cosa è entrato? Una puzza tremenda, puzzare a brucio, detto in inglese. Quindi, quell'odore, che cosa ha fatto? Ha riempito tutta la casa. E nella stessa maniera l'obiettivo di Dio non è abbruciare una cosa sulla padella, ma è che la sua presenza possa riempire tutte le cose, come dice questo verso che abbiamo appena letto, che la sua presenza possa riempire tutte le case, che la sua presenza possa riempire tutti gli uffici, tutte le piazze, tutte le strade, che ci possa esistere un paese. Io lo bramo e lo desidero. Tu vai camminando nel paese, pace frate, pace frate, pace frate, deve avere un numero di chiesa, amen. Bene, secondo me. Il nostro desiderio è di portare il ministero della riconciliazione attorno a noi. E che la sua presenza possa riempire tutte le cose. È mia moglie. Fa il tifo per me. Quindi, Signore. Quindi vi ho detto che Gesù è il Signore. La parola Signore viene dal greco kurios ed è citata 700 volte soltanto nel Nuovo Testamento. E a causa del peccato di Adamo, Satana è diventato che cosa? Cosa dice la scrittura? Che lui è il principe di questo mondo. Sapete qual è la differenza tra re e principe? Qual è la differenza tra re e principe? Il re è un principe, un figuro re. Giusto. Chi è più importante, il re o il principe? Il re. Il re. Gesù è il re. Sì. Satana è il principe di questo mondo, ma Gesù è il Signore di tutte le cose. Amen. Lui è il principe di questo mondo. Fai un applauso per Gesù, sì. Lui è il principe di questo mondo, ma lui è sovrano. Gesù è sovrano, è il re dei re, il Signore dei signori. In 2 Corinzi 4, dal 3 al 6, parliamo di quello che ho detto poc'anzi, quando ho detto che certe volte parliamo alle persone e non riescono a ricevere perché hanno un velo. Perché parla che a volte la nostra predicazione, il nostro Vangelo è velato. Guardate che cosa dice. In 2 Corinzi 4, versetto 3 dice: ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali Dio, l'Iddio di questo secolo, ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti, ascolta bene, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che Dio disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore
nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù. Che tipo di Vangelo stai predicando? Ton, ton, ton. Sapete, certe volte predichiamo il nostro Vangelo. Quel Vangelo che magari ti fa sentire appagato. Io mi piace. Io vedi che i cristiani mi addomandano. No, dimmi, ma pastore Giacomo, ma questa cosa? Ma questa... Ma noi non dobbiamo predicare un Vangelo che appaghi la nostra anima. Perché a volte, sai, l'anima ha fame. E magari quando qualcuno ti chiede, quando ti senti cercato, quando ti senti amato, ti senti... nell'anima stai bene. E dici, oh, mizzica, in effetti sono apprezzato. Fai un compleanno e ti vendo tutti. Regalo ne puoi tenuto. No, sto scherzando. Picchi se mancia. Allora tutti, ah sì, oh, compleanno. No, scherzo. Che tipo di Vangelo stiamo predicando? Un Vangelo che fa bene a noi stessi? Che da un lato fa pure bene. Dico, quando noi predichiamo il Vangelo, tu dici, io di solito dico che esiste l'evangelizzoterapia. Sei depresso, vai a evangelizzare. Vada, passa tutta a depressione. Stai male, non sai cosa fare, ti senti, oh, ma che fa, pastore, ma che sta succedendo? Vai a evangelizzare, vedi che passano tutte cose. Ma pastore, ci sono poi l'omicron, non ti occupare, vai a evangelizzare. Amen. Questo è un tempo in cui veramente dobbiamo spendere quanto più tempo possibile per predicare il Vangelo, perché sennò abbiamo fallito la nostra chiamata. Ah pastore, io sarò cantante per l'universo, per tutto il mondo, mi ascolta. Evangelizza. Questa è per ora l'urgenza che abbiamo davanti a Dio. Amen. Quindi l'apostolo Paolo diceva proprio: noi non predichiamo per noi stessi, ma Cristo Gesù. In Ebrei 2, versetto 14, vediamo cosa accadrà. Vediamo che cosa accadrà quando Gesù compierà qualcosa. Dice così: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Gesù dice che lui distruggerà l'opera del diavolo. Quindi lui, è vero, sì, in questo momento sta sventolando, sta facendo vento. Magari alcuni si sono spaventati, magari alcuni stanno vedendo questa polvere che arriva mentre che lui sventola e magari hanno gli occhi un pochettino disturbati, ma sappi che Gesù vincerà, sappi che Gesù distruggerà il diavolo. In Apocalisse 1, versetto 18, dice: io, il vivente, io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, amen, e ho le chiavi della morte e dell'Ades. Gesù ha le chiavi della morte e dell'Ades. Gesù è il vittorioso. Dio non poteva annullare quello che Adamo aveva fatto, perché Adamo aveva compiuto. Sapete, oggi riflettevo con mia moglie e parlavamo di questo. Se Adamo avesse avuto maggiore fermezza, il peccato, e ora questo lo tratteremo, questo argomento che è molto forte, il peccato originale si sarebbe fermato, perché la conseguenza del peccato non passa attraverso la donna, ma passa attraverso l'autorità della famiglia e quindi attraverso l'uomo. E ora tratteremo questo argomento. Ma Dio che cosa ha fatto? Adamo ha peccato. Dio ha dovuto mandare, la Bibbia lo chiama un secondo Adamo, che quello è Gesù. Se Adamo non avesse peccato, il seme del peccato non sarebbe arrivato a tutti noi. Quindi, come dicevo, la linea di trasmissione spirituale cammina attraverso i padri. E quindi Gesù, quando lui è stato concepito dallo Spirito Santo attraverso il corpo di Maria, lui non aveva la natura di peccato, che nonostante Maria era figlia del peccato perché era una donna come tutti gli altri, ma
il padre di Gesù, il seme di Gesù era il seme di suo padre che era lo Spirito Santo, e quindi Gesù non aveva la natura di peccato. Ecco perché Gesù era senza peccato, ecco perché lui era l'unico a non avere peccato. Amen. Suo padre era santo, era lo Spirito Santo, e quindi non poteva assolutamente avere peccato. E quindi Gesù è l'unica speranza per l'umanità. Fu tentato in tutti i punti, proprio come il primo Adamo, ma senza commettere peccato. In Ebrei 4, versetto 15 dice: poiché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, ma sia stato tentato in ogni cosa come lo siamo noi, ma senza peccato. Senza peccato. E questo ci rincuora, perché ci fa comprendere: ecco perché lui oggi è il capo di tutti, ecco perché lui oggi ha l'autorità di poter dire io ho vinto, perché lui non ha mai commesso peccato e in lui non c'era neanche la natura di peccato. Guardate che cosa dice Gesù in Giovanni 14:30. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Non ha nulla in me. Gesù dice: il principe di questo mondo non ha nulla in me. Amen. Andiamo alla conclusione. Atti 10, versetto 36. Secondo la parola che egli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Quindi comprendiamo e vediamo, abbiamo compreso questa sera che cosa che Gesù è il Signore di tutti. Amen. Amen. Concludiamo con Filippesi 2 dal 9 all'11. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti e sotterranee. Sapete, quando penso a questa frase sotterranee, cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che cosa c'è nel sotterraneo? C'è l'inferno. E quindi qua questo verso ci sta dicendo che sotto il nome di Gesù c'è tutta l'autorità. Ogni ginocchio si piegherà. E che lui è il capo di tutta la terra. E se tu credi nell'opera che lui può fare per te, se tu credi che lui oggi crede in te per poter essere quella parola di riconciliazione per questo mondo che perisce, oggi Dio ti sta incoraggiando a credere in un mandato evangelistico. E oggi tu puoi dichiarare il nome di Gesù sopra ogni circostanza negativa. Puoi dichiarare il nome di Gesù. E quando il diavolo ti attacca e può mettere pensieri nella tua vita, ricorda, non permettere mai al diavolo di strappare questa consapevolezza che Gesù è il Signore di tutto. Che lui è il Signore di tutto. E allora questa sera voglio che possiamo abbassare le luci e metterci in un momento di intimità con Dio, dove ognuno di noi possa realizzare quanto il suo amore è forte per ognuno di noi.
questa sera Dio ti sta incoraggiando e ti sta dicendo: figlio mio, io credo in te. Figlio mio, figlia mia, io credo in te. E anche se il nemico ha messo pensieri bugiardi nella tua mente, non ce la farai, non riuscirai, non potrai smettere di fare questa cosa, non potrai avvicinarti ancora di più, non potrai avere di più, sappi che queste sono bugie che il diavolo ha messo nella tua mente. E che la Bibbia dice che ogni cosa è possibile a chi crede. Io questa sera voglio pregare con te.